Uomini e donne, anticipazioni registrazione oggi, ultime news su Edelio, il trono di Nicola e Luca. Dopo la settimana corta per via della festa della liberazione, uomini e donne. Dating show di successo di Canale 5, è pronto a tornare in onda. Ma non da lunedì 1 maggio perché la trasmissione di Maria De Filippi si fermerà per il ponte e riprenderà il via il 2 maggio. Con dame e cavalieri, ma anche giovani tra tronisti e corteggiatori che sono lì con un unico obiettivo, mettersi in gioco e innamorarsi. Ma cosa succederà nelle prossime puntate? Su chi verranno puntati i riflettori ora che manca davvero poco alla fine del programma? Tra scelte e petali rossi pronti a cadere? Oggi pomeriggio, come ha spiegato l'esperto Lorenzo Pugnaloni, verrà registrata la prima puntata di Uomini e Donne. Quella che inizieremo a vedere da martedì 2 maggio. Ancora troppo presto, quindi. Per capire cosa succederà, ma è probabile che si inizi con il trono over. Tra i protagonisti. Quindi, Elio, nuovo cavaliere napoletano che ha avuto un'accesa discussione con Tina. Ma anche Gemma Galgani, che sta conoscendo meglio Claudio e Armando Incarnato. Quest'ultimo, nella puntata andata in onda venerdì, ha avuto una discussione con Aurora Tropea e con Riccardo Guarnieri, secondo la dama. Il cavaliere napoletano avrebbe sentito lontano dalle telecamere Lucrezia, sua ex fiamma. E le tensioni nel salotto della De Filippi non sono mancate di certo. Ci saranno altri colpi di scena? Ma non finisce qui. Tra i protagonisti anche i giovani tronisti, da una parte Luca Daffrè. Volto conosciuto della trasmissione, dall'altra Nicole, che sta cercando di capire chi è il ragazzo adatto a lei. Luca sta continuando a uscire con Alessandra e con Alice, mentre Nicole si sta focalizzando su Carlo Alberto e Andrea Foriglio. Nonostante i dubbi, i due ragazzi sono pronti per la scelta. E cosa succederà nelle prossime registrazioni puntate? Ultimo mese di registrazioni e di puntate per Uomini e Donne, il dating show che da settembre sta tenendo compagnia al pubblico di Canale 5. Molto probabilmente, a fine maggio, quindi il 31, la trasmissione chiuderà e prima di quella data ci saranno le scelte dei tronisti. Ci sarà il lieto fine per Luca e Nicole? Non ci resta che pazientare ancora un po' e attivare il conto alla rovescia.